Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video marchiato Alonso Gray Fox. Ragazzi, siamo qui per parlare delle ultimissime novità che il mondo il football ci ha portato e anche per chiarire un po' le idee, per distinguere tra indiscrezioni e notizie. Ma prima di cominciare questo video vi ricordo che è nata una nuovissima community Every Football, community dove troverete appunto questo video, dove troverete un super staff che lavora per voi, che vi porta notizie attendibili e dove appunto dovrete iscrivervi e troverete nella descrizione di questo video, oltre che a iscrivervi sul mio canale e attivare la campanellina, vi invito ad iscrivervi a tutti i social di Every Football. Ma bando alle ciance e passiamo alle ultime notizie portate dal producer manager Kimura, che ci ha parlato di come sarà questo eFootball. In un'intervista con TechRadar, una nota azienda web giornalistica, Seitaro Kimura ha parlato particolarmente dello sviluppo tra l'Unreal Engine 4 e quali sono i vantaggi di lavorare con questo motore. In particolare ci ha parlato del fatto che prima ci fosse il Fox Engine, che era un motore che era partito praticamente con Metal Gear Solid 5 e che sostanzialmente alimentava questo tipo di gioco. Con questo motore invece l'Unreal Engine è stato sviluppato proprio per permettere, diciamo così, l'interscambio tra le piattaforme. Ha parlato anche del fatto che il nome in generale è stato cambiato tante volte, diciamo così, nel corso dell'era di questo gioco, passando da Winning Eleven fino ad arrivare a eFootball, che ha ritenuto essere un nome che unisse tutti gli appassionati comunque sia di questo sport che noi in Italia chiamiamo affettuosamente e unicamente, perché siamo gli unici a farlo, calcio. eFootball sarà un gioco anche free to play, ma attenzione, non sarà un pay to win. Avrà una commissione di squadre reali e squadre fake, e questo ci fa pensare che comunque anche i DLC, cioè che usciranno, potranno essere sia a pagamento sia gratuiti, quindi un qualcosa che a seconda della modalità e a seconda del periodo verrà messa a disposizione e permetterà una personalizzazione completa del gioco. Saranno disponibili anche in futuro modalità molto popolari come la Master League, che però potranno essere scaricate come contenuto premium, quindi molto probabilmente la Master League sarà a pagamento, ma certamente andrà a costare meno del gioco intero. Poi ci saranno dei giocatori, i singoli giocatori che potranno essere presi, che andranno a comporre questa modalità team building e con i cosiddetti pass partita, dove verranno fatte delle modalità aggiuntive in futuro. Quindi sostanzialmente, in base a come funzionerà il gioco, quindi a delle vittorie o comunque a degli obiettivi raggiunti, sarà possibile ottenere probabilmente dei pacchetti. Quindi ha ribadito ancora che le modalità offline saranno vendute come pacchetti a parte, e poi è passata al discorso della multipiattaforma, marcando proprio la differenza con FIFA 22, che ha scelto la strada della Only Next Generation. In questo caso invece eFootball ha puntato sul cross platform e ha specificato particolarmente che l'Unreal Engine e in generale i server su cui hanno lavorato permetteranno un'esperienza di gioco validissima sia che si giochi con un 4G o con un 5G, sia che si giochi con una connessione Ethernet o comunque sia con una banda particolarmente forte. L'unica cosa, è stato riferito che non ci sarà il supporto 120 Hz su console, ma non vi preoccupate perché questa era un qualcosa che è possibile solo su PS5 e su Xbox Series, ma in generale a livello di grafica non andiamo a perdere assolutamente niente. Poi Kimura ha specificato che i giocatori saranno leggermente più smollati, detto in gergo tecnico, e sostanzialmente si punterà molto sul concetto di uno contro uno, quindi del dribbling. Poi sì, è vero, i comandi sono molto simili a quelli di FIFA, però in realtà, ed è stato specificato anche questo da Kimura, era necessario per apportare un'esperienza più realistica
al gioco. Poi chiaramente, questo lo aggiungo io, la personalizzazione dei comandi permetterà ovviamente di vivere un'esperienza più simile anche alla vecchia utenza e di portare chi sarà incuriosito dall'altro titolo a giocare il nuovo titolo con dei comandi che possono essere similari, anche se i concetti difensivi e i concetti del dribbling saranno molto diversi, perché appunto il football punterà totalmente sul realismo. E queste sono notizie, ragazzi. E mo' arriva il bello, perché abbiamo parlato di notizie. Le indiscrezioni, che stanno causando tanto panico, come al solito, in queste ore, sono invece su due modalità che andiamo a vedere, ma io farei un piccolo stacchetto adesso. A un certo punto, verso tardo pomeriggio, arriva un'indiscrezione da parte di una famosissima pagina in Brasile che si chiama We Brothers Pes Azuera, dove sostanzialmente dicono FIFA è la malattia e PES è la cura, quindi sono anche molto molto attaccati al titolo che poi verrà chiamato tra pochissimo solamente il football, che usciranno due modalità secondo loro. Un'indiscrezione: Road to Glory e The Academy. Road to Glory viene presentato come se fosse diventato un mito, mentre invece The Academy come se fosse la Master League. Panico, scrivono marzo 2021. E la notizia viene rigettata, anzi ribattuta, anche da Renan Galvani. Ora, ragazzi, è un'indiscrezione che non ha né capo né coda. E facciamo una piccola premessa. Se anche questa supposizione, perché non riesco neanche a chiamarla indiscrezione, fosse reale, Seitaro Kimura nelle sue interviste ha parlato di Master League. Quindi la modalità Master League uscirà con il nome Master League, non con il nome The Academy e Road to Glory. Anche se queste due modalità uscissero a marzo, nulla avrebbero a che fare, sicuramente The Academy, con la Master League. Perché la Master League nei canali ufficiali di football, che tra l'altro proprio oggi alle 6 del mattino ha aperto il suo nuovissimo canale TikTok, non hanno mai parlato di queste modalità. Perché? Perché le uniche comunicazioni che Konami ha dato sono quelle che arrivano tramite le interviste del project manager Kimura Seitaro. Punto. Basta. Queste sono notizie. Le indiscrezioni non hanno fonti attendibili, non ci sono insider. Konami non ha alcun interesse a far uscire questo tipo di notizie. Come community di EveryFootball, per esempio, per aumentare i like, o comunque sia, per aumentare l'hype, potremmo anche dire: il football presenterà una modalità competitiva dove verranno messi 10.000 euro al mese come competizione su quello che sarà il prossimo MyClub, che non si chiamerà così molto probabilmente, e questa è una fonte comunque interna. Non è detto, c'è un 50 e 50, ci stanno ancora pensando. Ragazzi, questo non è modo di comunicare, perché fare delle indiscrezioni significa avere una fonte interna e comunque citarla, dire ho un insider che mi ha detto questo e che forse potrà essere così, altrimenti si può scrivere qualsiasi cosa e si può appunto creare un motivo di discussione ma scoraggiare una community che già da tanto tempo aspetta il gioco. Quindi l'unica cosa che vi posso dire è che tra il 25 e il 27 agosto ci sarà il Gamescom, che molto probabilmente al 99,9% vedremo tante immagini di gameplay e molto probabilmente verranno presentate ancora delle novità, e che personalmente ho degli insider che lavorano all'interno di Konami e che dopo il Gamescom farò ancora più pressione per poter dare delle indiscrezioni molto attendibili e non delle indiscrezioni che vadano a causare il panico. Solo questo, perché la differenza tra una notizia, cioè un qualcosa che è vero, e un'indiscrezione, cioè un qualcosa che è molto attendibile perché c'è una fonte, è questa. Qui non parliamo neanche di indiscrezioni, parliamo di supposizioni campate per aria, senza un insider, senza un punto di riferimento, e che avendo dei grossi numeri causano il panico, causano discussioni, causano interazioni, causano like e causano commenti. E questo ritengo che non sia un modo corretto di informare. Le informazioni vanno date in maniera pulita e anche le indiscrezioni.
ovvero devono uscire, ribadisco per l'ultima volta, quando sono attendibili per una fonte interna. E quella fonte interna va citata, altrimenti resta solo trippa per gatti. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito calorosamente ad iscrivervi al mio canale. Vi lascio in descrizione tutti i miei social, ma soprattutto i social di EveryFootball, dove troverete solo notizie attendibili e vicine comunque a, se dovessero essere indiscrezioni, a qualcosa che appunto è vicina alla notizia, e troverete anche come vorremmo che fosse il nostro eFootball, perché c'è una differenza tra indiscrezione e come vorremmo che fosse. Io vi ringrazio, vi mando un grossissimo bacio, un grossissimo abbraccio, un grossissimo braccio, e ci vediamo al prossimo video targato Alonso Gray Fox. Seguiteci su EveryFootball. Bella a tutti, ragazzi.